Bentrovati per una nuova puntata di Motor Trend, il videoblog dedicato al mondo dei motori. Nulla di particolare, lo sapete, solo punti di vista e opinioni personali. E questa volta dedicheremo la nostra puntata interamente alle due ruote con il campionato italiano di motociclismo Elf CIV che il prossimo fine settimana prenderà il via da Misano Adriatico, il circuito intitolato a Marco Simoncelli, su un totale di 12 gare ripartite in 6 round. Da Misano quindi al Mugello il 4 e 5 maggio, passando da Imola il 29 e il 30 giugno, ancora Misano il 27 e 28 luglio, Mugello il 21 e 22 settembre e Vallelunga che chiuderà il ciclo di gare il 5 e 6 ottobre prossimi. Ammesse le categorie Super Sport 300 e 600, la Premoto 3, Moto 3, Superbike e le Trofeo 600 e 1000. Nella classe Superbike, a difendere il titolo conquistato nel 2018 per la decima volta consecutiva per il team Barney Racing, ci sarà Michele Pirro con la Ducati Panigale V4R, già tricolore della categoria nel 2015, 2017 e 2018. Il pilota garganico di San Giovanni Rotondo, che detiene tutti i record sul giro veloce anche in gara sulla pista di Misano, avrà come compagno di squadra il 22enne Alex Bernardi. Ma proprio a proposito di Superbike, prima di passare al servizio di presentazione del CIV di Misano, guardate cos'è accaduto in una gara di Superbike, appunto, ma in Costa Rica, sul tracciato di Grupo Sur a Guacima. Due concorrenti sono ai ferri corti, come a volte accade, uno dei due stringe la traiettoria per costringere il suo avversario ad un fuoripista, ma la reazione è di quelle che nessuno avrebbe pensato. Guardiamo assieme. Motor Trend sarà in pista a Misano per curiosare fra team e protagonisti dell'atteso appuntamento motoristico romagnolo, i particolari del reportage nella puntata che seguirà. Ora può partire il servizio di presentazione del CIV 2019 che ho preparato per voi. I motori ritorneranno a rombare a partire dal primo appuntamento di Misano Adriatico per la nuova serie 2019 del campionato italiano Elf CIV di motociclismo, con un totale di 12 gare ripartite sulla lunghezza di 6 round. Tante le aspettative e altrettante le novità per questa nuova stagione di gare che riapre all'insegna della Moto 3, la categoria dei giovani talenti che si presenterà al via con la novità della presenza di alcuni team di caratura mondiale come lo Sky Junior Team VR46 seguito dal Team Leopard Junior Italia e ancora dall'Angelinetto Team MTR e dal team targato KM e di quello capitanato da Davide Giuliano, RGTM Racing Factory Team. Ovviamente è stata riconfermata la presenza di tante altre squadre di rilievo come lo Junior Team Total di Gressini. E parlando di piloti, il campione in carica Kevin Zannoni è pronto a difendere la sua corona dai tanti rivali, a partire dal compagno di team Nicola Carraro, per proseguire con gli alfieri VR46 Elia Bartolini e Lorenzo Bartalesi, senza dimenticare il campione 2017 Nicolas Spinelli su Honda Oscar Performance. E ancora Raffaele Fusco e Leonardo Taccini, quest'ultimo passato al team di Fausto Gressini. In Superbike, arricchita dalla presenza di case come Aprilia, BMW, Ducati, Suzuki e Yamaha, sarà ancora Michele Pirro il favorito della vigilia. Il tester Ducati sarà di nuovo al via con la Panigale del Barney Racing Team, mentre non mancherà Lorenzo Zanetti che proverà a contendergli il titolo con la rossa preparata dal Broncos Racing Team. Fra i protagonisti della categoria delle derivate di serie sono diversi i centauri capaci di dare battaglia, a cominciare da quel Lorenzo Savadori in sella all'Aprilia Nuova M2 Racing, dagli alfieri del Motocorsa Racing Samuele Cavalieri e Riccardo Russo,
per proseguire con Matteo Baiocco di MR Racing, Cristian Gamarino BMW Tutta Pista Corse, Roberto Tamburini BMW Sherry Box 24 Guadalini Racing, Luca Vitali, Kevin Cadia su Suzuki Penta Motorsport e il giovane Axel Bassani della Yamaha Motor Racing. La Supersport 600 partirà dalle consueti battaglie dal campione 2018 Massimo Roccoli in sella alla Yamaha del team Rosso Corsa. A contendere il titolo al pluricampione ci sarà ancora un agguerrito gruppo di piloti composto da Davide Stirpi, MV Extreme Racing Service, dai compagni di squadra del Gas Racing Team Marco Bussolotti, Mattia Casadei e Luca Bernardi su Yamaha e ancora Kevin Manfredi su Yamaha Team Rosso e Nero, Lorenzo Gabellini, Yamaha Gomma Racing, Stefano Valtulini, Kawasaki Black Flag Motorsport e Nicola Morrentino, Kawasaki MR Racing. Fra le novità di questa stagione una riguarda la categoria dei giovanissimi, la Premoto 3, che da quest'anno sarà unica e non più divisa in 125 2T e 250 4T con l'introduzione di un motore 250 stock di derivazione crossistica fornito grazie all'accordo con Yamaha. Le iniziative di contorno di ogni appuntamento riguarderanno i motoclub che supporteranno il campionato a livello organizzativo e non solo nelle tappe di Misano, dove il motoclub Pasolini e il motoclub Tordi, quest'ultimo che avrà un'area dedicata nel paddock e con il sodalizio intitolato a Renzo Pasolini. Consueta partecipazione del pubblico durante la pausa pranzo nella pit walk, dove appassionati e tifosi potranno vedere da vicino le moto della loro passione e i loro idoli. Copertura televisiva in diretta streaming Eleven Sport, accessibile anche dal sito civ.tv, con le repliche delle gare in onda la settimana successiva all'evento su Sky Sport MotoGP HD. E nella nostra consueta rubrica dedicata agli eventi della domenica partiamo con la bella prestazione di Max Mugelli e il suo compagno di squadra Lucien Capritz nel primo appuntamento Endurance a Estoril del campionato europeo Ultimate Cup, che si è concluso con una vittoria grazie alla Renault RS01 della coppia italo-belga. Passiamo al karting e ricordiamo la classifica finale della WS Cup Supermaster Series dopo l'ultima prova che si è disputata a Sarno sul circuito internazionale di Napoli. Nella KZ2 la vittoria è andata all'olandese Bas Lammers su Sodi Carta, motore TM gomme Bridgestone. Nella OK, primo gradino del podio per lo scozzese Dexter Patterson su KR a motore Yame gommato Bridgestone, mentre nella OKJ a dominare la scena è il russo Artem Severyukin su Tony Carta, motore Vortex e gomme Vega. Infine nella Mini 60 la vittoria con la doppietta finale è toccato a Rashid Aldeiri su Parolina motore TM. Terzo gradino del podio per il nostro Andrea Filaferro, reduce di una formidabile rimonta con Tony Kart a motore TM. E per il prossimo weekend segnaliamo il primo appuntamento con il CVM, con la gara valida per il trofeo Silvio Molinaro con la cronoscalata Luzzi Sambucina. Si entrerà nel vivo della competizione a partire da sabato 13 aprile dalle 9.30 con le due salite di ricognizione per i concorrenti che saranno ammessi al via, mentre le due gare scatteranno a partire dalle 9 di domenica 14 aprile. Ricordiamo che l'ultima edizione della gara calabrese, che si snoda su un percorso in salita di 6,150 km, è stata vinta nel 2018 dal campione italiano ed europeo Christian Merli su Osella FA30 Zytec, che ha firmato la gara è fermato i cronometri con il record del tracciato in 3 primi 06 secondi e 15 centesimi.
Ebbene, anche questa volta siamo giunti in fondo alla puntata di Motor Trend. Vi ringraziamo come al solito per l'attenzione e vi invitiamo ancora a scriverci all'indirizzo email masman@masman.com che appare in sovraimpressione e di visitare il nostro sito www.masman.com, oltre a iscrivermi, è importante, alla nostra pagina Masman Video su YouTube, in modo da ricevere gli avvisi di ogni nostra nuova pubblicazione. Mi raccomando, motori accesi e cinture sempre allacciate su Motor Trend. Alla prossima!